Dobbiamo dire che Polla è sempre molto attenta a queste manifestazioni, a queste cose, proprio perché con il Giro d'Italia una disciplina molto importante, mette in risalto soprattutto sia lo sport che la conoscenza del territorio, il territorio che viene diciamo, passato in toto permette anche di fare un incontro, far vedere il paese, le nostre tradizioni, i nostri costumi, per cui diciamo che è una delle discipline più importanti proprio per far conoscere Polla. Poi le attività noi aspetteremo il Giro d'Italia che partirà da Sassano e dalle 9:30 in poi noi faremo festa insieme a tutta Polla, le scuole saranno presenti nel piazzale Belvedere, per cui inizieremo noi a fare feste e poi arriverà la carovana. La carovana sarà composta da vari camion pubblicitari, macchine pubblicitarie, dove in pratica arriveranno sulla piazzale del Belvedere e noi finiremo di fare musica, di intrattenere le persone e poi inizieranno loro con un loro spettacolo. Anche l'assessore Pirro in tal modo ha rassicurato che è tutto pronto anche per la viabilità sulle strade salernitane nel Vallo di Diano in tal senso. Certo, noi dobbiamo anche ringraziare la provincia di Salerno che ci siamo visti, abbiamo fatto una riunione alla prefettura con tutti i comuni dove passerà il Giro d'Italia e la provincia è stata diciamo, ha dato assicurazione a tutti, diciamo, a tutta la corsa, perché è chiaro che abbiamo un problema di viabilità e questo problema, diciamo, che la provincia di Salerno, con l'assessore Pierro è stato molto vigile a questa situazione e ci ha messo in condizione di avere una viabilità sicura e questo è molto importante.